Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, diciamo, in questo video di meccanica. Allora, questo è un video di meccanica in cui faremo un tema d'esame di maturità. Per esattezza, l'esame di Stato del 2005-2006, ne svolgeremo solo la prima parte perché è un po' lungo, per cui lo divideremo il video probabilmente in due lezioni, cioè in due parti, diciamo così. Ok, controlliamo che funzioni tutto. Ok, allora, vi leggo il testo. Allora, si debba trasmettere una potenza di 7,5 kW da un motore elettrico con 1450 giri al minuto ad una macchina operatrice funzionante a 225 giri al minuto. Ok, allora, la riduzione di velocità attuata mediante una prima trasmissione a cinghia trapezoidali ed un albero di rinvio con rapporto di trasmissione 2 e successivamente una coppia di ruote dentate a denti dritti in acciaio C60 bonificato. Il candidato, tenendo presente che la macchina operatrice è sottoposta a tipi di sforzo assimilabili ad una pompa a pistoni destinata all'uso continuo 24 ore, dimensione trasmissione e presenti uno schizzo quotato. Dimensioni inoltre l'albero di rinvio. Ok? Ovviamente io poi ho messo, però chiedeva al testo anche di dimensionare i materiali, presentare tutti i calcoli e motivare le scelte fatte. Ok. Allora, cominciamo col proporzionamento della trasmissione a cinghie. Ok? Quindi, fatemi cancellare un attimo. Allora, il titolo è, la parte che stiamo facendo è proporzionamento. Lo scrivo, proporzionamento trasmissione a cinghia, ok? Trasmissione a cinghia. Allora, noti la potenza nominale, diciamo, del motore, il tipo di motore, la macchina operatrice, le condizioni di lavoro e la frequenza di rotazione N1 della puleggia motrice, i rapporti di trasmissione I. La procedura da seguire è più o meno questa. Allora, cominciamo col calcolo della. Allora, eseguiamo adesso il calcolo della potenza corretta. Ok? Quindi, calcolo, lo scrivo qua, potenza faremo tutto a step in modo che sia un po' più chiaro, diciamo, e soprattutto allora, ci permette di fare i calcoli abbastanza semplicemente. Allora, la potenza nominale, quindi la potenza nominale fornita dal problema è 7,5 kW. Ok? Poi abbiamo un fattore di servizio o coefficiente di servizio. Il problema, se non sbaglio, non lo specificava. Non lo specificava, lo identificheremo in base al tipo di uso della pompa. Sì, non lo specificava il problema. In 1.3. Ok. E da questo possiamo calcolare la potenza corretta, ok? Che è 7,5 kW per il fattore di servizio, ok? E che corrisponde a 7,5 kW per 1,3. Da cui una potenza corretta di 9,75 kW. Ok? Questo fattore di servizio lo trovate sempre in tabella, questo fattore di servizio. Ok. Fatto questo, la prossima operazione qual è? Allora, l'operazione numero 2 è la scelta della cinghia. Dovete usare la potenza corretta, entrare nelle tabelle che adesso non farò vedere perché non voglio problemi di copyright da parte inserite nei manuali. Ok. Quindi ci sono dei grafici che riportano la potenza corretta e il numero di giri della puleggia motrice, ok? E dovete scegliere su questi grafici riportati nei manuali dovete scegliere la cinghia, il tipo di cinghia che più si addice a voi. Ci sono varie sezioni ovviamente sui manuali. Allora, quindi qua scegliamo scelta tipo di cinghia, ok? Tipo di cinghia. Come fare? Allora, sono
cioè tabelle in funzione, diciamo così, della potenza corretta e del numero di giri, okay, della puleggia motrice, okay. Puleggia motrice, quindi N, ve lo scrivo, motrice. Da questi grafici voi tirate fuori il tipo di cinghia, ok? Noi abbiamo scelto il tipo A. Comunque le trovate, rispetto, sui manuali di meccanica ci sono, un po' in tutti i manuali. Ok. Allora, punto 3, ok? Step numero 3. Allora, fissato un valore di velocità periferica, si ricavano i diametri primitivi delle puleggie e si assumono i valori unificati più prossimi a quelli calcolati. Quindi, il prossimo passo da fare è stabilire una velocità periferica, ok? Allora, scegliete una velocità di periferica accettabile, dipende anche dai materiali che utilizzate. Comunque noi qua identifichiamo, quindi adesso inserisco un attimino. Allora, diciamo, il punto si chiama, possiamo chiamarlo come titolo, velocità e diametri primitivi, diciamo così. Diametri primitivi. Come punto, come diciamo titolo. Allora, la velocità, scegliamo una velocità, adesso questo qua è un esercizio di esempio, comunque, di 14 metri al secondo, ok? Allora andiamo a calcolare i diametri. Allora, come facciamo a calcolare i diametri? Allora, noi abbiamo i giri al minuto, se non ricordo male, che erano 1450 e 225, vero? Allora, quindi noi useremo la motrice, giusto? Sì, la motrice, perché poi abbiamo il rapporto di trasmissione 2 e, se non sbaglio, eventualmente usiamo quello. Allora, ok, allora abbiamo la velocità, diciamo così, il numero di giri al minuto, la potenza della ruota motrice, che è 1450 giri min, ok? Allora, noi sappiamo che la velocità periferica, che in questo caso è questa, ok? Potrebbe essere anche considerata velocità periferica o tangenziale, che, okay? La velocità tangenziale in genere è uguale alla velocità omega angolare per il raggio, ok? Il raggio stavolta è sconosciuto, possiamo calcolare omega però. Ok? Quindi possiamo scrivere che 14 è uguale a omega. Allora, omega cos'è uguale? È uguale al numero di giri per 2 pi greco, ok? Che è radianti in un giro, diviso 60, ok? Per R. Da cui risulterà che il raggio sarà uguale a 14 diviso N, che è 1450 per 2 pi greco diviso 60, ok? Adesso svolgiamo questo calcolo, che è molto molto semplice. Allora, vediamo cosa ci dà questo calcolo. Allora, il calcolo ci dà 14 diviso 1450 per 2 pi greco diviso 60. Allora, a me dà 92,2 cm. Sì, qua ovviamente in metri, adesso lo trasformo direttamente in millimetri. Quindi il raggio è 92,22, ovviamente il diametro, che è uguale a 2 volte il raggio, questo è il diametro primitivo, allora è uguale a 184 circa, no? E scegliamo dalle tabelle unificate il diametro primitivo che più si avvicina, chiamiamolo DP1, che è della ruota motrice, che è 180 mm, ovviamente. Non potete scegliere quello che volete, ci sono le tabelle unificate, anche queste le trovate sui manuali di meccanica, ripeto, non li faccio vedere perché non voglio problemi di copyright. Allora, ok, questo qua era il terzo step. Allora, adesso procediamo col quarto step. Allora, il quarto step è il calcolo del diametro equivalente, ok, che corrisponderebbe al diametro primitivo di 2 puleggi uguali, ok? Allora, N
FB, che si utilizza per il calcolo del diametro equivalente, un coefficiente in funzione del rapporto di trasmissione. Anche questo lo trovate sui manuali. Allora, il titolo è Calcolo diametro equivalente. Allora, calcolo diametro equivalente, adesso lo svolgiamo, un attimo di pazienza. Allora, in funzione del rapporto di trasmissione, quindi, funzione del rapporto di trasmissione che sappiamo noi è 2, no? Se andate a vedere per me il rapporto di trasmissione è 2. Poi il coefficiente FB lo ricaviamo dalla tabella, lo consideriamo come 1,13. FB 1,13. Ok? Quindi abbiamo un diametro equivalente, quindi dE, ok, pare a 203, ok? Perché se moltiplicate 1,80, quindi 180, scusate, per 1,13 vi viene 203 mm, ok? Questo è il diametro equivalente. Allora, da questo, allora punto 5, la determinazione della potenza nominale P1 trasmissibile dalla siringa scelta, i cui valori sono riportati in tabella in funzione del diametro equivalente alla velocità periferica V per una. Allora, sono delle tabelle ovviamente in cui, adesso lo scriviamo, determinazione potenza nominale. Allora, scelta, potenza nominale cinghia. Che può trasmettere, potenza nominale cinghia. La singola cinghia, poi avrete probabilmente più cinghie ovviamente. Quindi trovate in una delle tabelle in funzione della potenza, del diametro, diciamo, corretto, okay? Del diametro equivalente, diametro corretto. E della velocità periferica V, ok? Quindi F di E più F di V, che è la velocità, con un angolo di avvolgimento di 180 gradi, ok? Si vede che anche qua può cambiare leggermente, qua vi dà 180 gradi, ok? Allora, in funzione di questi dati, sempre da tabelle, ripeto, sui manuali, trovate, scegliamo noi una potenza, diciamo che nominale della singola cinghia trasmissibile di 3,12 kW. Ok, ovvio che saranno più cinghie perché se mi trasmette solo 3,12 kW è chiaro che dovrò avere più cinghie per trasmettere tutta quella potenza indicata dal problema, insomma. Ok, poi vediamo un altro punto. Allora, bisogna calcolare poi, allora, l'interasse minimo che è un dato che non è dato dal problema, quindi l'interasse minimo. Cioè l'interasse di sotto qua non si può andare perché sennò si rischia che le ruote si tocchino. Cioè, ok? E quindi bisogna stare più alti. Allora, l'interasse minimo ovviamente cos'è dato? Allora, è un discorso solo geometrico, quindi l'interasse minimo sarà dato dal diametro primitivo della ruota 2 più il diametro primitivo della ruota 1 motrice diviso 2 più il diametro primitivo della ruota 1, ok? Quindi è abbastanza semplice questo calcolo. Quindi l'interasse minimo, quindi con i dati che abbiamo, che dati sono? Allora, diametro primitivo della ruota 1 abbiamo detto che abbiamo scelta 180 mm. Il diametro primitivo della ruota 2 cos'è? È 180 per 2, perché il rapporto di trasmissione era 2, vi ricordate? Quindi è 360 mm. Ok? E quindi l'interasse minimo è pari a quanto? Scriviamole minimo, ok, è pari a 450 mm, ok? Questo è un dato abbastanza importante, ma si dà per scontato, no? Che non si debbano mettere a contatto le ruote, però. Allora, detto questo, si può calcolare la lunghezza primitiva della cinghia, ok? Allora, lunghezza cinghia. Questo qua è il titolo, lunghezza cinghia.
Allora, la lunghezza della cinghia si può utilizzare, diciamo così, la stessa relazione che c'è nel caso della cinghia dritta, che dice che LP deve essere uguale a 2i più y mezzi, poi d più 1, anche queste le trovate nei manuali, ragazzi, non più d più 2, più d più 1 meno di P2 al quadrato fratto 4i, tutte robe che trovate in manuale. Ovviamente anche qua bisogna un attimino scegliere quelle più prossime alle tabelle, ok? Quindi andremo a fare delle scelte. Allora, se fate il conto, questo LP con i dati che abbiamo noi vi viene circa, vediamo un po', vi viene 1765 circa. La lunghezza commerciale anche qua la tabella più simile è 1810 mm. Ok? E l'interasse effettivo, perché bisogna ricalcolare un attimo questo interasse in funzione della lunghezza vera della cinghia, diventa 472 mm. Ok? Quindi andremo a generare un interasse che sarà questo qua. Ok, quindi le cinghie saranno leggermente, le due puleggi saranno leggermente distanziate, giustamente, perché avevamo un interasse minimo di 4,50, quindi avrete le puleggi messe in questo modo, insomma. Quindi avranno un interasse, quindi ci sarà un po' di aria, giustamente, no? Avrete l'interasse che è questa distanza di 472. Ok? Questo è un po' il discorso. E quindi dopo aver calcolato la lunghezza primitiva, okay, abbiamo il calcolo dell'angolo di avvolgimento effettivo della puleggia più piccola. Ok? Allora il calcolo lo facciamo subito, calcolo effettivo perché adesso abbiamo tutti i dati per farlo, quindi il titolo è calcolo angolo di avvolgimento effettivo. Puleggio più piccola. Allora, la formula che utilizziamo anche qua sempre nei manuali, alfa 1 uguale a 180 meno 57 per dp2 meno dp1 diviso i, ok? E viene fuori 158 gradi dal calcolo, ok? Adesso non vi faccio vedere tutti i calcoli, se no ci stiamo degli anni a fare questo tema d'esame perché è veramente lungo. Vi faccio vedere insomma le parti più importanti, diciamo. Allora, adesso viene punto 9, allora il calcolo della potenza trasmissibile PE da una cinghia della sezione scelta, ok? Allora, calcolo potenza trasmissibile. Allora, P1, ok, per FA, per FE, dove? FA, sono dei coefficienti. FA è un coefficiente correttivo dipendente dall'angolo di avvolgimento. FE è un coefficiente che tiene conto della lunghezza effettiva della cinghia. Ok? Allora, anche questi li trovate sui manuali, quindi andremo a calcolarlo. Allora, FA, ripeto, da manuale. Allora, FA lo considereremo 0,945, comunque lo trovate in tabella. FE è 1,03, ok? Vediamo cosa esce il conto. Viene circa, quindi per la potenza nominale di una cinghia viene fuori circa 3 kW. Era, se non sbaglio, 3, andiamo a vedere quella scelta. La potenza nominale che usciva era 3 kW, 3,12 kW. Allora era 3,12 kW.
per 0,945 per 1,03 e fuori circa 3 kW. Ok. Provo. E adesso, avendo la potenza reale, diciamo trasmissibile, che è questa, ok, andiamo a calcolare il numero di cilindri necessario, che ovviamente sarà 4. Ok. Quindi calcolo numero di cinghie. Allora, se non sbaglio, la potenza totale del problema era 9,75 kW. Quindi ovviamente il numero di cinghie 9,75 diviso 3,3 3. Viene fuori 3, qualcosa che ovviamente assimileremo, approssimeremo a 4 ovviamente. Quindi il numero di cinghie sarà 4. Okay. Allora, la larghezza della cinghia mi si calcola in funzione della larghezza nominale per il numero di cinghie più gli sballamenti, viene fuori da tabella una lunghezza, diciamo così, una larghezza, scusatemi, di 80 mm. Comunque trovate anche quella nel manuale, larghezza 80 mm. Ok. Perfetto. Allora vediamo a quanto siamo arrivati, perché altrimenti magari iniziamo col dimensionamento. 21 minuti. Allora iniziamo col dimensionamento, proporzionamento a ruote dentate, magari ci fermiamo, poi lo riprenderemo nella parte 2. Allora, il proporzionamento lo iniziamo quantomeno. Ruote dentate a denti dritti. Ripeto, lo iniziamo e lo finiamo nel prossimo video. Nella parte 2, diciamo. Allora, sostanzialmente nelle ruote dentate si determina che cosa? Si deve determinare il modulo, tenendo conto delle forze a trasmettere e dell'esistenza ovviamente dei materiali, insomma. Allora, vediamo i dati di progetto che abbiamo, un attimino. Intanto, allora, cominciamo con la potenza. Allora, ipotizziamo ovviamente che il sistema abbia rendimento 1, né? Non stiamo lì a fare cali di rendimento. La potenza è 7,5 kW nominali, no? Allora, poi abbiamo, che dati abbiamo? Abbiamo il numero di giri dell'albero motore, quindi chiamiamolo N1, ok? 725 giri al minuto, ok? Poi abbiamo il numero di giri dell'albero condotto. Che è 225 giri al minuto, ok? Il rapporto di trasmissione, ricordatevi che è 3,22. Andiamo a vedere, ma se non ricordo male era 3,22 più che altro, eh? Cioè viene fuori dal calcolo, non è che ce l'ha dato il problema, ok? Cioè se fate quella divisione, ok, ecco. Cioè viene fuori dal numero di giri N1 e N2, viene fuori questo rapporto di trasmissione, ok? Cioè se fate 725 fratto 225, vedrete che viene quel numero. Perché no, ero convinto che fosse un dato del problema, ma non è un dato del problema. Cioè, esatto, viene fuori da questo rapporto. Ok. Ok. Quindi viene fuori 3,22 dal calcolo fatto da noi. Il materiale, abbiamo detto che è acciaio bonificato, quindi il materiale è
C60 bonificato. E adesso si determina il modulo M, diciamo così, mediante la solita formula di Lewis. Considerando quindi il dente come una mensola incastrata. Quindi in generale la formula che si utilizzerà sarà modulo, naturalmente il modulo è unificato, quindi andrà scelto in base alle tabelle anche qua. Sarà la radice terza di che cosa? 2 mt per fs fratto y lambda zfv sigma ammissibile. È la solita formula di Lewis che abbiamo visto anche negli altri video, eh? Ho già fatto un video su questi dimensionamenti, in cui i dati che abbiamo quali sono? Allora, MT è lo scrivo, è la coppia motrice. Scusate il rumore, la pioggia, ma FS, e non posso eliminarlo chiaramente, è un fattore di servizio che lo trovate in tabella, eh? Fattore di servizio. Y o è il coefficiente di Lewis e è funzione di che cosa? Allora, della forma del dente, dell'angolo di pressione alfa, e del numero dei denti. Ma comunque questo dimensionamento lo trovate nei miei video precedenti perché l'ho già fatto. FV è un coefficiente di velocità che dipende dalla velocità periferica e del grado di lavorazione dell'ingranaggio. Trovate anche qua la formulina. Se non sbaglio era. Adesso sono andato a vederla perché non me la ricordo più a memoria. Forse era così? A fratto A più velocità periferica. Comunque la trovate nei manuali e nei video che ho fatto. Quindi questo qua è una funzione, diciamo così, questo coefficiente della velocità v più una funzione del grado di lavorazione. Lavorazione. Comunque ripeto, lo trovate, eh? Dell'ingranaggio. Sì, comunque si calcolava in quel modo lì, c'era A fratto A più V per forse sigma ammissibile, se non ricordo male. E veniva fuori questo FV, questo coefficiente. Allora, poi Z è il numero di denti e il pignone. Anche qua ci sono poi le formule per calcolare il numero minimo dei denti, queste cose. Vi invito a riguardare i video, ma ci sono sui manuali, comunque, non c'è nessun tipo di problema. E poi c'è sigma ammissibile. Che dipende dal materiale, ricordo che si divide per un coefficiente di sicurezza molto alto di solito, quindi i sigma ammissibili che vengono fuori sono dai 50 agli 80 megapascal solitamente, come valore, diciamo, no? Si trova qua intorno. Successivamente, si va a fare il calcolo, la verifica, cioè si fa il dimensionamento a flessione, no? E poi si fa la verifica a usura. Come si fa la verifica a usura? Si calcola una pressione massima sul dente, che è data da F che moltiplica FT per 1 fratto Z3 più 1 fratto Z4 sono i numeri dei denti, della ruota, il tutto diviso tutto sotto radice. Vabbè, adesso la formula la trovate sui manuali, comunque era tutto sotto radice.
Ve la riscrivo meglio perché ho scritto un po' alla cavolo, scusatemi. Ve la riscrivo un po' meglio, un attimo di pazienza e la riscriviamo. Allora, f per la radice quadrata di, allora, ft per 1 fratto z3 più 1 fratto z4, il tutto fratto b m per n. Ok, questa pressione massima deve essere minore della pressione ammissibile del materiale, che è uguale a 2,5 h, ma io solo trovate anche questo sui manuali, nessun problema, diviso la radice sesta di n per h. Ok, adesso vi dico cosa significano tutte queste sigle. Allora, f è il coefficiente che dipende dal materiale, quindi coefficiente che è una funzione del materiale. Ok, ft è la forza da trasmettere, ok, poi avete z3, numero denti, ruota motrice, e z4, numero denti della ruota condotta, ovviamente. Ok, b è la larghezza del dente, m è il modulo, n è il coefficiente che dipende dalla velocità periferica e dal grado di lavorazione. Ok, quindi velocità periferica e più grado di lavorazione. H è un indice di durezza Brinell, megapascal, lo trovate anche qua sui manuali dei materiali. Indice durezza Brinell, lo trovate sulle tabelle. N è il numero di giri, quindi scusate, questo qua era più che era eta, N era eta, l'ho scritto così, ma quindi qua era eta, è eta, ve lo riscrivo meglio, l'ho copiato un po' male, è eta questo, okay. Ed è questo coefficiente, n è il numero di ore di funzione, numero di giri della ruota condotta, quindi comunque trovate tutto sul manuale di meccanica cremonese, lo trovate. Giri ruota condotta e poi il numero di ore di funzionamento H. Ecco, svolgeremo questi calcoli perché si va un po' a tentativi, nel prossimo video ovviamente. Vabbè, svolgeremo nel prossimo video i tentativi per determinare il corretto modulo, insomma. Ok, per ora ci fermiamo qua, ci vediamo al prossimo video.